Buongiorno, 5:32. Perdonate la faccia, ma stanotte non ho dormito per niente. I miei dormono pensieri. Davvero sono distrutta. Perdonatemi, qui c'è un casino, ragazze. Ieri ho fatto 10 ore di lavoro e sono arrivata a casa, abbiamo preso la pizza, sono andata a letto e non mi sono addormentata. Sono distrutta. Oggi abbiamo una giornata intensissima. In più stasera andremo a vedere anche Checco Zalone, quindi faremo l'una. Poi domani saremo a pranzo con i miei e oggi, stamattina, dobbiamo andare da una parte. Poi dobbiamo fare la spesa. Insomma, non so come farò, ragazze, perdonatemi davvero. Però volevo tenervi con me. In più, alle 8:30 abbiamo un appuntamento e mamma mia, sono distrutta, davvero distrutta. Ho appena preso il caffè e andiamo a far colazione al bar. Sono stanca. Vabbè. Ci sono quelle volte lì, soprattutto quando sono molto stanca, non dormo. E niente, adesso mi metto a posto un po' qua, piano piano, e poi non faccio niente oggi. Sinceramente, a casa, tanto ieri siamo stati via tutti quanti dalle 8 a ieri sera alle 7. Quindi la casa è pulita e oggi davvero non ce la faccio. Le lenzuola le cambio domani. Amen. Pulisco giusto il bagno perché quello lo devo pulire. E metto un po' a posto qui e non so, perdonatemi davvero, perdonatemi, però questa sono io. Ci vediamo dopo, magari sono messa meglio. Ragazze, sono pronta, ore 7:30. Qui c'è la mia aspira lavapavimenti che ho messo, cioè, ho dato in bagno e in cucina, perché comunque sono le zone che sporchiamo di più. Naturalmente i miei vicini di sopra sono svegli da un po', che perché era un bambino che va a scuola, e di sotto idem perché hanno due bambine molto piccole che sono attive da parecchio tempo. Comunque stamattina fuori freddo ho messo questa maglia di Calliope che sto notando qui essersi rovinata, penso che sia un filo che è stato, magari l'ho tirato, non me ne sono accorta, e ho messo questi pantaloni di Zara che io credevo che non mi entrassero più e invece mi entrano. Non mi stanno molto bene perché hanno queste gambe molto larghe, però non mi interessa, io lo sapete, le utilizzo lo stesso. Magari vi faccio vedere dallo specchio. Ecco qua, ragazzi, vedete, è fatto così, è il maglioncino che io adoro tantissimo. I pantaloni e i texani, perché per me sono comodissimi, e lì ci sono le mie ciabatte. E poi metto sopra, pensavo, il trench, quello lì nero che ho preso da Stradivarius. Adesso vedo, perché questo è abbastanza grosso, altrimenti il giubbottino e nei coppelli è quello nero. Mio marito è fuori con Joy e adesso andiamo a far colazione e poi abbiamo un appuntamento per quanto riguarda la casa. Però, come vi ho detto già altre volte, finché non abbiamo, cioè non verifichiamo il tutto, ci facciamo fare un preventivo, non vi dico nulla. Però abbiamo un appuntamento alle 8:30, ma prima andiamo a far colazione in un bar nuovo, perché la nostra pasticceria è chiusa per ferie e ha detto che qui ci sono delle paste pazzesche, e io oggi mangio, ieri sera ho mangiato la pizza e basta. Oggi solo proteine, idem anche stasera. Non sto perdendo tanto peso, vi dico la verità, però mi sento sgonfissima, quello sì, non ho più la pancia che avevo tempo fa, e secondo me sto perdendo centimetri più che peso, e non lo so, mi vedo bene, mi vedo meglio rispetto a prima. Secondo me qualche chilo in più, soprattutto a chi non ha una giovane età, è meglio. Quindi per me questo peso qui, magari un chiletto in meno e poi basta, non voglio assolutamente scendere come mesi fa. Ragazze, siamo fermi a fare benzina, siamo andati a fare colazione, avete visto che ho preso quel
tipo bombolone, ma dentro era vuoto. L'ho visto, mi è venuta voglia e l'ho preso. Tanto sapete che sto seguendo questo percorso alimentare con tranquillità, non come facevo prima. Comunque, adesso ci dirigiamo verso questo appuntamento che, ripeto, riguarda la casa e poi vi dico dopo, non so verso che ora usciremo. E poi, ragazze, volevo andare a fare un giro da Stradivarius perché nel nostro Iper l'hanno chiuso per un paio di mesi, l'hanno ristrutturato e ha riaperto ed è immenso. Mi piacerebbe prendere qualche cosina, qualcosa di jeans. Quest'anno mi piace molto i jeans, il denim e anche magari da mettere stasera, visto che c'è il benzinaio che mi guarda e dirà: ma con chi parla? Visto che siamo a vedere Checco Zalone, e comunque volevo prendere qualche cosina. Ci vediamo dopo. Ragazze, ore 14, sono le 2. Dunque, aggiornamenti, siamo stati lì fino a mezzogiorno, quindi dalle 8:30 a mezzogiorno, è stato carinissimo, vabbè, ci ha mandato il nostro idraulico e abbiamo scelto un po' cioè, tutto quanto, solo che è venuta una bella cifretta come piace a noi e quindi lui ci fa due preventivi con delle cose e senza cose, cioè dovevamo scegliere se l'opaco o lucido, perché comunque cambiano parecchio. E quindi quest'altra settimana ci chiamerà e ci dirà un po' il tutto. Dobbiamo vedere un attimo la spesa e vediamo anche i tempi. Adesso siamo andati soprattutto per chiarirci un po' le idee. E poi niente, siamo venuti qui a Liber, abbiamo mangiato qualcosa qui, abbiamo fatto la spesa, io ho fatto un po' di shopping, ma non ho trovato niente di che. Dopo vi faccio vedere. E se riesco mi lavo anche la camicia che ho preso, la metto nell'asciugatrice e me la metto stasera perché voglio stare abbastanza comoda, visto che comunque andremo a vedere Checco Zalone, per carità, vestita bene ma anche comoda. E basta, poi porto fuori Joy, mi faccio la doccia, vi dirò, sono stanca, ma neanche tanto, quel momento di stanchezza mi è passato. E niente, vi faccio vedere tutto quando torniamo a casa, naturalmente ci prepariamo insieme e andiamo a vedere Checco Zalone. Allora ragazze, siamo tornate a casa, sono stanca, però adesso mi devo struccare e poi mi voglio mettere un po' fuori al terrazzo, vedere se riesco a prendere un po' di sole, perché sono bianchissima, ma vi faccio vedere subito al volo che cosa ho preso. Parlo piano perché c'è la finestra aperta e so che nel giardinetto qui interno nostro c'è della gente. Allora, poche cose, perché alla fine non ho trovato niente di che mi piacesse. Ho preso qualcosa da Zoiki e qualcosa da Stradivarius. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso da Stradivarius. Due cose. Allora, Stradivarius, ho preso questo. No, sì. Da Zoiki anche da H&M, però non ho la busta. Allora, da Stradivarius ho preso questa maglia perché, se vi ricordate, qualche video fa vi avevo fatto vedere che poi ancora non l'ho messa, ma la voglio mettere domani, perché domani andremo a pranzo fuori con i miei genitori, li portiamo al mare in un ristorante insieme a mio fratello. È stata l'idea di mio fratello, in un ristorante che loro amano tantissimo, ma ci vanno con noi, e volevamo portarli a Pasqua ma era pieno, e quindi abbiamo detto: prossimo weekend gli facciamo una sorpresa e li portiamo verso il mare, e quindi passerò a prenderli io con la mia macchina, perché mio fratello e Roberto vanno via prima alla casa di mio fratello. Hanno preso da poco casa che è stata costruita, e quindi stanno mettendo i lampadari e mio marito glieli mette su lui, cioè si danno una mano. E quindi loro vanno su prima e io con calma faccio le mie cose a casa, vado a prendere i miei genitori e andiamo verso il mare. E se vi ricordate, appunto, mi collego, tempo fa vi ho fatto vedere quella gonna a quadrifoglio, mi sembra che si chiama, no, quadrifoglio, non me lo ricordo, comunque quella gonna intrecciata nera con quel giubbottino in pelle chiara, e vi avevo detto che sotto c'era un body bianco e nero, ma che non avevo preso perché costava parecchio. E ho visto questo,
Questa canottiera, sempre a righe bianche e nera, da Stradivarius, ho preso la S, c'era anche la XS, ma le canottiere preferisco che siano un po' più larghine, va giù così e lì va benissimo. E l'ho pagata 8,99, vabbè, 9 euro. Poi sono andata da H&M, siccome io quest'anno sono sempre, come tutti gli anni, voi lo sapete, mi piacciono i body, ma anche le canottiere. Ho visto queste canottiere qui a pochissimo, neanche 5 euro, 4,99, e l'ho presa blu elettrica, che è questa qui. Anche di questa ho preso, da lavare, la M e non la S, perché è abbastanza corta e ho preferito prenderla un po' più grandina, questa qui con la gonna di jeans, quella che ho classica di jeans chiaro, un pantalone bianco, un jeans, un pantalone nero, sta molto bene e mi è piaciuta e l'ho presa, l'ho pagata 4,99. Poi ragazzi, ho preso sempre da H&M un paio di orecchini, perché a me quelli color oro si stanno rovinando, e ho preso questi qui a 4,99 che voglio mettere stasera, fatti così un po' grossini, e mi sono piaciuti e li ho presi. Invece da Zumiki ho preso una camicia di jeans, sapete che io ho già una camicia di jeans, però un color, un jeans, un lavaggio scuro. Questa qui l'ho vista e mi è piaciuta, mamma che capelli ho, tantissimo, e adesso me la lavo, tanto fuori c'è una giornata caldissima, c'è un solissimo, la metto sotto al sole, mi si asciuga ancora presto, ed è questa meraviglia qui. Ho preso la XS perché sono abbastanza over, grandine, ed è questa, vedete questo lavaggio chiaro, e poi è, mi piace perché è morbida, è fatta così davanti e dietro invece è semplicissima. Quello che mi è piaciuto sono stati questi bottoni, diciamo color perla, trasparenti. Mi sono piaciuti molto perché anche con un pantalone bianco, vabbè, questo colore sul bianco è secondo me la morte sua, e mi è piaciuto tanto tanto, e pensavo anche di tenerla magari aperta e metterci sotto lei o anche lei, o se no le altre canottiere che ho io, o altrimenti così. Questa me la lavo subitissimo. E basta, di abbigliamento non ho preso nient'altro. Poi ragazzi, ho preso il primo, ho fatto il primo acquisto per quanto riguarda il viaggio che andremo a fare a breve, e ho preso delle scarpe, anzi più che scarpe sono delle infradito, perché le mie, quelle dell'anno scorso le ho lasciate, mi sembra, a Marsalam, perché mi si erano rotte, quindi non ho infradito e mi servono. Le ho trovate della Superga al Conad in offerta, 9,90 euro, e le ho prese. C'erano anche quelle delle Hawaii, mi sembra, ma in offerta 20 euro, anche no. C'erano o color argento o così, e io ho preferito prenderle colorate, mi piacciono anche quelle che avevo, erano tutte colorate, e sono queste qui, diciamo che è il color lilla che va tantissimo quest'anno. Poi c'è il rosa, c'è il rosa chiaro, meno male, si adattano a qualsiasi, diciamo, outfit. Poi le infradito non è che a me interessino più di tanto, e qui sono tutte sbirrucicose, e queste qui le ho pagate 9,90, anche se c'è il prezzo, no, però fidatevi, erano in offerta. E adesso le metto via così per il viaggio, qui sono a posto. Ci siamo comprati anche, perché le abbiamo trovate, la protezione solare, così eventualmente iniziamo già ad andare al mare il prossimo weekend, visto che è il ponte del 25, mi sembra, e siamo a posto. Poi ragazze, ho trovato il sapone in polvere del Conad, ed era l'ultimo a 5,90 euro, e naturalmente me lo sono accaparrata. Adesso ogni volta che vado al Conad sbircio, l'ho trovato, piano piano, e ve lo faccio vedere. Trovato, e basta. Adesso io mi strucco, così mi metto a prendere un po' di sole fuori, e poi ci dobbiamo fare la doccia, ci prepariamo, perché andiamo a vedere Checco Zalone. Ragazze, eccomi pronta. Allora, la camicia si è asciugata, per fortuna, anche perché è molto sottile. Allora, sono stata un po' fuori dal sole, vi dirò, mi sono anche un po' abbronzata. Questa camicia la adoro, l'adoro, a parte che non avevo notato il fatto che comunque si può chiudere anche, cioè si può arrotolare la manica e si può chiudere, c'è anche il gancetto, lo vedete qua,
sto filo, molto carina. Allora, alla fine ho optato per fare i capelli mossi, ho messo le anelle color argento in modo che riprendano sia la collanina ma anche i miei kidult, che ho iniziato a rimetterne un po' di più rispetto a prima, il mio elastico che è sempre al polso. Poi ragazze ho messo, vabbè, la mia canottiera sotto bianca, pantaloni bianchi, cintura color rosa, qui sembra più scura, ma è proprio un color no, lilla, rosa Barbie, con le mie scarpe sneakers bianche e rosa. E poi ho tirato fuori lei, perché non l'avevo ancora messa, sì, è abbastanza forte, ma non mi interessa, diciamo che si abbina alla cintura e alle scarpe. E poi sopra, non lo so, pensavo di mettere il cappotto, quello color chiaro, perché comunque è quello che secondo me ci sta meglio. Poi make up quasi niente, mi sono naturalmente struccata, ho fatto una riga di eyeliner che non la faccio più ormai da tempo, infatti non ho più la mano, una volta le facevo così. E ho messo un po' di bronzer, la terra della Morphe, il kit Morphe, che secondo me è una delle palette più belle che io possiedo, questa qui, che ha illuminante terra, questa, vediamo se riesco ad aprirvela, vedete, terre, blush, illuminanti, e questa qui è la numero 8T, la presi da Douglas, ragazze, è fuori di testa, ma proprio anche la terra, sfumabilissima, vari colori, da quello più caldo a quello un po' più freddo, e il rossetto di Astra, che è bellissimo, bellissimo, ed è il numero 05. Adesso io me le porto via, sia il matitone, vi dirò che è quasi terminato, ne dovrei avere uno di scorta, ma occorre che io ne compri un altro, e questo qui di Astra, il numero 05, che è bellissimo, stupendo. E basta, i capelli mossi, e volevo legarli, ma alla fine li tengo così. Amo sempre di più il mio bob, che secondo me è molto più bello mosso che liscio. Mi piace di più con il capello mosso. Vabbè, che io voglio provare a lasciarli senza fare la piastra, ma non hanno più un senso i miei capelli. E dietro, sinceramente, non li ho neanche guardati come sono venuti, ma vabbè, tanto poi mi scendono. E niente, noi adesso andiamo, voglio solamente dare l'aspirapolvere nel bagno, perché mi sono appunto fatta i capelli boccoli, e quindi un po' di capellini li ho persi. Probabilmente mangeremo una piedina, visto che siamo di corsa, vogliamo arrivare lì presto in modo da trovare parcheggio e magari aspettare un pochettino lì, ma per noi non ci sono problemi. Allora, andiamo e state con noi. Allora, con questo raggio sembro scurissima in questa macchina. Alla fine ho messo questo cappottino, mini cappotto, cioè co cappotto corto, dice mio amore, e niente, ci avviamo verso Pesaro e abbiamo anche tanta fame, però abbiamo deciso di mangiare lì, così una volta arrivati siamo un po' più calmi, anche perché non sappiamo quanta gente troveremo in autostrada, sicuramente sarà pieno, visto che abbiamo provato a telefonare a qualche ristorante per mangiare lì, ma erano tutti pieni, e quindi abbiamo detto dai, ci arrangiamo un chiosco di piedina e va più che bene. Niente, non vedo l'ora di vederlo, anche perché saremo avanti avanti, quindi vi farò anche delle riprese. Arrivati, quella è l'arena, noi andremo lì centro commerciale a mangiare qualche cosa e andare al bagno, e lì c'è l'arena. Allora, siamo a prendere la pizza. Ieri sera pizza, stasera buongiorno, buona domenica mattina, 9:08. Mio marito è già andato via con mio fratello. Io sono qua che cerco di Come vedete, c'è un ladro che è lui, non il mio cappotto, che ha preso un calzettino che deve
la mamma a lavare. E credi che io non ti abbia visto? Ma questo calzettino la mamma lo deve mettere in lavatrice. Vero? Calzettino preso, ma è già qui che ne sta prendendo un altro. Perché per lui è un gioco, vabbè, tanto adesso devo lavare anche, state calme, perché già immagino. Oddio, calzettini sporchi, il cane. No, devo lavare anche il copridivano. Allora, io sono differtissima perché oggi usciremo con i miei genitori e mio fratello, tutti quanti andremo a casa nuova di mio fratello, forse ve l'ho detto, che gliel'hanno consegnato da poco e l'hanno arredato. Quindi sono curiosissima di andare a vedere tutto l'arredamento, poi vi porto con me e andremo al ristorante e gli faremo una sorpresa. Li porteremo nel ristorante che amano di più al mondo. E quindi trascorreremo la domenica con loro, tanto io domani poi sarò a casa e mi prenderò la mia casa, ragazze. Voi direte, Sabri, è impossibile, tu la pulisci sempre. Io è un periodo che la sto davvero trascurando, cioè la pulisco, ma il minimo è indispensabile. Quindi se ce la faccio, che poi dico così, ma non ho più tanta voglia. Prima di tutto devo andare a correre perché la settimana scorsa ci sono andata poco. Questa invece faccio meno ore e voglio andare a correre. E vorrei pulirla molto bene, fare un bel po' di decluttering, ragazze, perché ho il mondo buttato tutto là. Cioè, non è il fatto esterno, la casa la pulisco esternamente, ma sono gli interni che fanno schifo. Comunque mi metto all'opera perché tra 2 ore mi devo preparare, devo portare anche fuori Joy e adesso metto sulla lavatrice, ho 2 stendini pieni, ma quelli posso anche toglierli la stasera e domani. Le lenzuola le cambio domani. Parlo piano perché mia figlia naturalmente dorme e non viene perché lei venerdì prossimo avrà un esame. Cioè, un esame vuole provare ad entrare in medicina, cioè vuol fare il test d'ingresso di medicina, sa già che non lo passerà, però vuole provare, vuole vivere quell'esperienza perché a ottobre avrà il suo vero test d'ingresso per igienista, ma vuole comunque, siccome non l'ha mai fatti, vuole vedere un po' com'è e quindi sta studiando tantissimo, anche se sa che non entrerà mai, però. Lei, per quanto riguarda lo studio, è sempre stata molto responsabile in ogni cosa che fa, molto responsabile, si mette sotto. Per quello l'amore è un'altra cosa che ancora non ha capito, però per quanto riguarda il lavoro, lo studio, è una ragazza che ci tiene tanto. Io, ragazzi, mi metto all'opera perché ho una giornata davvero intensa e dopo vi porto con me. Ragazze, sono pronta. Quello qua. Allora, questo qui è diciamo, il top che ho preso da Stradivarius, mi sembra. Ho un sonno e ho messo il rossettino di Astra, il numero 03, mi sembra. Questa è la gonna a portafoglio che ho preso tempo fa al mercato. Guardate com'è bella. E alla fine sotto ho messo i miei pantaloni, sì, i miei stivaloni. Naturalmente non vado via così, ma metto la giacchettina lì devo ancora sistemare, devo portare questa qui che avevo preso sempre sopra questo completo in finta pelle. Metterò questa sopra anche il cappotto perché è freddino ed è bellissimo, a me piace tantissimo come completo, magari ve lo faccio vedere anche allo specchio. Eccolo qua, ragazze, questo era proprio il completo, solo che era body a manica lunga e costava tanto, invece ho trovato questa qui a neanche 9 euro, ma era uguale, con questa gonna appunto a portafoglio che si apre e sotto naturalmente ho le calze con gli stivali e sopra questo giacchetto che dopo vi farò vedere come sta e basta. E basta, adesso io metterò la borsa nera, devo portare ancora fuori lui e devo correre a prendere i miei genitori. Allora, ragazzi, ho portato fuori Joy, ho messo il giacchettino, ma vi dirò che non è freddo, portando fuori Joy ho visto che si sta bene, ma eventualmente mi porto dietro il giacchettino di Ecopelle, questo qui. E adesso vado a rimettere nell'armadio il cappotto che ho utilizzato ieri sera. E poi niente, vado un attimo al bagno e vado a prendere i miei perché è ora, sono le 11:20, vi porto con me e così vi faccio vedere anche la casina di mio fratello.
Allora, ragazzi, siamo nella casa di mio fratello. Vabbè, ha detto che lì cambieranno il tavolinetto. Questa è la cucina, porta di entrata, e ha tutto il giardino. Guardate che bello! E va dietro anche alle camere da letto. Guardate che meraviglia! Stupendo. Camera da letto, cioè uno spettacolo. Grazie. Guardate il pavimento. Tutto arrivato dal mio fratello e dalla moglie, e qui in camera c'è il secondo bagno che si accende così. Guardate, che bello! No, vabbè, stupendo, veramente bellissimo. E c'è il giardino che cioè, si esce fuori dal giardino, ecco, minimal, perché loro a casa sono così minimal. E di là c'è il secondo bagno e l'ingresso. Questa è la cucina, guardate ragazzi, mio babbo, ma chi è? Cioè, guardate il top. No, vabbè. Poi guarda questo, guarda il numero uno, te l'ho scelto io. Cos'è? Cos'è? Cioè, si sente su YouTube, ragazze, si sente. Cos'è? È la sua mascotte. La sua mascotte. Bellissimo, guardate che meraviglia. Ma siete davvero bravi. Quindi adesso guarda, guarda. Buongiorno ragazze, siamo al giorno dopo, lunedì. Allora, io sto facendo alcune cose, anche girando un altro video, quindi mi vedrete vestita così anche in un altro video, ma quando sono a casa cerco di ritagliarmi un po' di tempo per fare ciò che amo, che è appunto i video qui su YouTube. E però adesso vi saluto, lo chiudo qui questo video perché è lunghissimo. Vi ho fatto vedere la casa di mio fratello al mare, e su Instagram è piaciuta tantissimo, è ancora in fase di completamento, non so se esista questa parola, però la devono comunque completare, e adesso la stanno arredando da poco. E basta ragazzi, io adesso vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, grazie per avermi tenuto tanta compagnia, io come sempre spero di avervene tenuta un pochino, non è mai quanta voi ne tenete a me. E niente, se vi va, sempre solo se vi va, sempre solo se farete le brave, ci vediamo al prossimo video, vi voglio tanto 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 bene, ciao.